Ciao a tutti ragazzi, Paolo qui di Affiliazione Marketing. In questo video vi faccio vedere come effettuare il riconoscimento vocale fatto gratis, grazie all'utilizzo di una estensione di Google Chrome. Quindi attraverso questa estensione potete comodamente dettare qualsiasi tipo di informazione direttamente sul vostro PC o Mac, senza dover pigiare i tasti della tastiera. Quindi questo sistema è molto utile se volete aumentare la vostra produttività quando state effettuando il blogging e siccome me siete legati nell'utilizzo della tastiera. Quindi questo video rappresenta una soluzione a un problema che hanno in molti, quello di utilizzare la tastiera nel migliore dei modi. Ad esempio, io non la so utilizzare e programmi di questo genere mi salvano veramente la vita quando si parla di lavoro online. Dicevo, questa è una soluzione gratuita. Ci sono altre soluzioni in commercio, come ad esempio il Dragon Dictation della Nuance oppure il Braina Software. Queste però devono essere pagate. Ma sono delle soluzioni che sono veramente di prima qualità. Vi lascio il link sotto questo video in modo che potete andare a guardare. Non ve ne parlo adesso perché non è lo scopo di questo video. Potete andare sul link che lascio qua sotto, andarlo a controllare e vedere un attimino se fanno per voi o no. Allora, andiamo subito a vedere questa estensione di Chrome e vediamola all'opera. Allora, l'estensione di cui stiamo parlando si chiama Speech Note Voice Typing. Allora, ci sono due cose. Se non volete scaricare l'estensione, appunto, da collocare sul vostro browser di Chrome, potete andare a utilizzare questo comodo text editor direttamente dal vostro browser. Dovete andare a scegliere la lingua, appunto, nella quale volete, appunto, dettare. Lasciamo l'italiano, cliccare sul microfono. Ciao, come stai? Perfetto, quindi fatto questo potete andare, questo qua sta ancora scrivendo, clicchiamo al microfono così non scrive più. Quindi questo potete andare a questo tipo di testo, potete andare a copiarlo e a incollarlo dove volete incollarlo, diciamo qua e sulla destra troviamo le parole che dobbiamo dire appunto per inserire la punteggiatura. Quello però che voglio fare io in questo video è scaricare l'estensione, così potremo andare a dettare il nostro testo direttamente sul text editor di WordPress, ad esempio, oppure di una email. Quindi torniamo indietro. Un po' troppo, ok. Anzi, è già aperto qua. Andiamo sul web store di Chrome. Basta cliccate Chrome Web Store sul vostro motore di ricerca e andate su questa pagina. Clicchiamo su Speech Note. Cerchiamolo. Clicchiamo su Estensione. Perfetto, il programma è questo. Clicchiamo su Try Now. E poi andiamo su Add Chrome. Qua possiamo comprarlo per 6,39. Devo essere sincero con voi, ragazzi, non sono ancora sicuro della differenza tra la versione gratuita e la versione a pagamento, in quanto l'ho utilizzato, lo sto utilizzando tuttora e funziona benissimo e non vedo la ragione per la quale dobbiamo comprare la versione a pagamento. Non ci sono pubblicità, non c'è niente. Quindi, se magari un giorno lo scopriremo, se lo scoprite prima di me, fatemelo sapere. Quindi, clicchiamo su Add Chrome. Andiamo sulla versione gratuita per ora. Aggiungiamo l'estensione. Perfetto, quindi possiamo vedere che qua sopra è stato inserito uno stemma del microfonino. Chiudiamo questa pagina. Quello che dobbiamo fare adesso è andare. Usciamo da Chrome e lo riapriamo. Perfetto, quindi la nostra estensione è stata installata. Andiamo a provare il nostro plugin. Quindi andando su WordPress, possiamo
vedere come riusciamo a scrivere direttamente all'interno dell'editor di WordPress. Quindi vai passando quel text editor che vi ho fatto vedere prima, quando bisogna inserire il testo, copiare e incollare. Così andiamo a farlo direttamente sull'editor di WordPress. Clicchiamo su Aggiungi un nuovo articolo. E qua i modi attraverso i quali possiamo attivare l'estensione in modo da poter dettare sono due. Possiamo cliccare su Start Recording qui sotto e poi su Stop Recording, oppure possiamo cliccare sul microfonino. Qua sta scrivendo in inglese perché mi sono dimenticato di dirvi di andare sul microfonino qua sopra, cliccare il tasto destra, opzioni, e qua dobbiamo scegliere la lingua italiana, se no ci detta in inglese perché è la lingua di default. Perfetto, qua possiamo uscire e ora scriviamo il nostro articolo. Articolo esempio numero 1. Come possiamo vedere, virgola, utilizzando questa estensione, è possibile dettare il nostro testo direttamente nel WordPress Editor. Punto. A volte riconosce la parola punto, a volte no. Volete farci un pochettino di pratica. Riclicchiamo. Questo plugin rende la vita di noi blogger molto più facile, soprattutto se non sappiamo come utilizzare la tastiera. Punto. Stop recording, oppure clicchiamo qua sopra e finisce di ripetere. Quindi possiamo vedere come è molto precisa anche dal punto di vista del comprendimento delle parole che diciamo, non sono un giornalista, non sono un gran parlatore, però il programma mi riconosce la mia voce, riconosce quello che dico e questo va bene per me. Quindi è un consiglio è quando, anzi non è un consiglio, è una cosa che dovete fare all'interno di WordPress, altrimenti non funziona. Quando volete utilizzare questa estensione all'interno di WordPress, dovete essere sul testo, ok? Non sulla visuale, ma sul testo, in quanto se siamo sulla visuale, faccio vedere. Adesso così il plugin non funziona. Non funziona perché bisogna essere sul testo. Non mi chiedete perché, però è così. Quindi andate sul testo e funzionerà perfettamente. Andiamo a provare esempio anche l'email. Perfetto, clicchiamo su New. E andiamo a cliccare su email. Questa email è una email per provare il funzionamento della nostra nuova estensione. Punto. E questa volta mi ha anche riconosciuto il punto. Continuo a scrivere. Quindi possiamo vedere come è molto semplice da utilizzare. Infila dentro il nostro motore di ricerca di Google Chrome, ricordatevi Google Chrome, quindi no Firefox e no Internet Explorer, molto perfettamente possiamo anche utilizzare per scrivere delle descrizioni sui video YouTube, ad esempio, qualsiasi cosa è web-based, browser-based, non possiamo utilizzarla ad esempio su WordPress o su Notepad, perché è un programma, è un'applicazione che è estranea al Google Chrome, quindi possiamo soltanto
utilizzarla in programmi, in software che sono browser-based. Quindi questo è tutto, grazie, grazie ragazzi, e spero che il video vi possa aiutare, soprattutto se avete dei problemi ad utilizzare la tastiera, io ne ho parecchi, e non dimenticare di sottoscrivervi al nostro canale YouTube e di consultare il nostro sito per altri video e tutorial. Grazie ancora, ciao!